Io direi che stasera si può essere contenti. Ragazzi, dopo il successo degli europei, vi riporto Andrea qua sul canale che non c'entra niente con la Juventus perché lui tifa Milan, però stasera che la Juve si prende la prima vittoria dell'anno, finalmente c'è Andrea. Ho Quindi ha portato portato bene, saluto bene. tutti. No, ma io ho fatto questo ragionamento. Dato che domenica c'è Juve-Milan, ho detto se lo porto e la Juve vince col Malmo, se c'è anche col Milan, quindi la Juve vince anche col Milan, no? Questo No, è stato il perché sono ragionamento. tutti. È una trappola. È una trappola, non lo sapevo. E per il Milan, per capire cosa farà il Milan e vedere anche le altre partite di Champions League o comunque le prestazioni della Juventus, tutte le interviste post partita, c'è OneFootball, il link per scaricarlo qui sotto in descrizione, fatelo assolutamente. Che partita è stata, Andrea, quella della Juve? Partita con un divario tecnico elevato, una Juventus che finalmente ha preso coraggio, purtroppo, Ma che purtroppo? purtroppo da Ma milanista, che sono, purtroppo da purtroppo? milanista ha preso coraggio Da tifoso e del Malmo lo dici? no, no, da milanista perché viene contro di noi domenica, ecco perché, come dicevamo prima, secondo me la Juventus aveva solo bisogno di tranquillità e l'ha dimostrato stasera perché dopo gli sono saltate fuori delle giocate veramente molto belle, veramente molto Con i utili. singoli anche, stasera siamo andati molto sulle giocate singole. Cosa che da un pezzo non vedevamo anche sul tacco di Dybala, poi su quel tiro sbagliato di Morata o il tacco di Però hanno Kulusevski. giocato bene tutti, bene o male Sì. tutti. Da squadra. Stasera hanno giocato da squadra. Esatto, cioè tutti comunque dopo i primi 20 minuti che gli è passata un po' quella paura. Tutti hanno osato di più e si è visto il divario tecnico tra le due Infatti squadre. c'è una promessa da fare. Era il Malmo, non è che stasera abbiamo Era un modo risolto tutti i di dire. nostri problemi, però io dico, le prime tre partite di campionato abbiamo perso con l'Udine, con l'Empoli abbiamo pareggiato con l'Udinese, che già sulla carta non è che siano avversari più forti della Juventus, quindi non sempre il più forte vince, lo abbiamo visto, se non ti impegni il campo non ti premia. Tra l'altro stasera Allegri va a schierare una difesa 3 che non mi aspettavo, devo essere sincero, pensavo fosse il solito 4-4-2, 4-2-3-1 che dir si voglia, invece una difesa 3 che secondo me ha funzionato molto bene. Infatti, dopo domani faremo le pagelle dettagliate, andremo a vedere un po' i giocatori singoli. Però, per dire, Alexandre Quadrado mi sembrano due dei giocatori più propositivi. Assolutamente, secondo me è il migliore in campo insieme anche Dybala alla fine perché alla fine Dybala ha regalato delle belle giocate. Sì, finalmente stasera si è visto il Dybala che va a fare la giocata singola. Esatto, che si prende la briga, ma proprio si è vista la sicurezza di tutta la squadra che dopo i primi 20 minuti è saltata fuori e dopo lì ha creato, ha fatto, insomma, lo stesso Morata anche che lavora sempre per la squadra, insomma. Una bella Juventus, da vedere. Ma io sono contento più che altro perché in queste ultime giornate un po' mi ero adirato con i vari Szczęsny, Alexandro, giocatori che comunque sono alla Juve da tanto, guadagnano tanto, non sono più giovanissimi e tante volte ti davano l'impressione di essere lì tanto per fare il compitino. Invece stasera Sì. Alexandro ha fatto una bellissima gara, ha aperto anche le marcature, è andato vicino alla doppietta, ha sbagliato un gol facilissimo che poteva portarci subito sul 2-0. Szczęsny comunque alla fine è stato protagonista perché il Malmo, pur non creando mai delle vere e proprie occasioni, ha messo dei palloni in mezzo, Szczęsny è andato a smanacciare, è andato a trattenere un paio di palloni sugli Sì. angoli, ha fatto il portiere. Sì, ha fatto il suo ovviamente, insomma, come ti dicevo, insomma, non è, io penso che non sia assolutamente un portiere finito, ma Esatto. No, assolutamente, ma e anche di secondo me. conseguenza ha fatto proprio il suo, ha dimostrato che, insomma, lui c'è, ed è un portiere, secondo me, ancora Di di prima, buon livello almeno. sì, secondo me è ancora tra di prima categoria assolutamente, Szczęsny, quindi. Prima categoria nel senso proprio prima categoria, No, 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 cioè da di Champions, da primo Champions. livello, diciamo così, secondo me, Tra i tra quelli migliori, forti, tra i ecco, tra migliori quelli 20. forti. È sempre un bel portiere, ecco, dai. Sì, cioè Non secondo me sono due o non tre è diventato partite. scarso tutto in una volta. Ricordiamoci Ellison, ragazzi, l'anno scorso. Sì, io più che altro quest'estate sarei andato su Donnarumma, che c'era l'opportunità di Sì, prenderlo. ah, Lì era beh, proprio tutta questo è un'altra l'altro roba. discorso E non e. è per quello che adesso siamo qua che Io un po'. da milanista sono contento che non sia venuta la Ah, ci Juventus. credo. Secondo me lì è stata una scelta sbagliata, secondo il mio Non sei punto di riusciti vista. a cederlo, Szczęsny. E a centrocampo la Juve come l'hai vista? Perché lì è sempre grande punto Allora, un interrogativo. gran Locatelli, ho visto un gran Sì, Locatelli. esordio in Champions. Esordio in Champions. Ho visto un bel Locatelli che secondo me dirige molto bene questo centrocampo. Lui Sì. comunque fa un sacco di fasi, fa sia quella
interdittoria, fa sia quella avanzata. Ha recuperato un sacco di palloni Cioè, lui, eh. secondo me, Locatelli è un gran giocatore. Al di là di questo, Bentancur ha fatto la sua partita, una partita da 6. Onesti, Rabiot e Bentancur ha fatto una partita Esatto, onesta, poi domani andremo nel dettaglio, però sicuramente non una partita insufficiente. Io dico che stasera no, insufficienti assolutamente ce ne no. sono stati pochi, veramente pochi. Zero, io direi che Sì, no, no, la cioè, Juventus ha giocato bene, ha zero. giocato al calcio, ha creato tanto, ha fatto 3 gol, insomma, sempre in casa del Malmo. Per quanto il divario tecnico era evidente, comunque non era scontato vincere 3-0 in casa di questo Malmo, e invece ce l'avete fatta. Era un'iniezione di fiducia necessaria, infatti oggi nel video che abbiamo fatto uscire l'ho chiesto, ragazzi, oggi un solo risultato alla vittoria, ma anche perché iniziavo già anche io, ma anche voi, tutti noi tifosi, non vincere neanche una partita nelle prime tre. Ragazzi, è un peso incredibile, e se lo Certo. è per noi, ma figuratevi per l'allenatore, per i Ma giocatori, per infatti la la squadra ai dirigenza. primi 15 minuti, la Non vedevi c'era, che sì. mentalmente aveva paura, non giocava al calcio che poi è andato a giocare dopo, e non per meriti del Malmo. Vedevi proprio che Eravamo bloccati noi, eravamo il nostro proprio peggior non nemico. gli veniva la giocata, non erano spensierati. Dopo, col tempo, gli è Sì, poi venuto. diciamo, non è che stasera abbiamo fatto la partita che abbiamo giocato il calcio più del mondo, anche No, perché però ci eravamo al sono state piccolo delle. trotto No, ancora. sì, Non però ci sono state abbiamo delle belle giocate, insomma hai fatto 14, 15 tiri in porta, fatto. Sì, cosa ne no, potevi in fare? porta magari ne avrei fatti Sì, 8, ok, però 9. avete fatto 15 azioni, mi Sì, sembra, adesso non ah, so in no, no, maniera abbiamo attaccato un dettagliata, vi sacco. spiegherà meglio Luca domani, ma Andiamo a vedere, andiamo a rivedere i numeri. esatto, però insomma, potete fare 50 tiri in porta, Sì, insomma, li vogliamo. No, andrebbe bene. la cosa che dicevamo anche prima, il live, secondo me questa sera una Juve ordinata, messa bene in campo, ed era un pezzo che mi dava una Juve messa bene in campo, e la cosa più bella che voglio sottolineare è che non ci siamo spenti, abbiamo È vero. continuato a Sul giocare. 3-0, pronti via, al Sul secondo 3-0 tempo, giocare. rincorrevate la palla, credevate. Una cosa che non avevamo visto in queste prime giornate. È vero. Cioè, è proprio stato un cambio di mentalità che si è visto, per me, evidente dal 20° in poi. Cioè, Sì, è vero, quelle è sono le cose, secondo me, veramente da salvare nella vostra squadra oggi. vero. Più che altro noi fino adesso abbiamo sempre giocato una buona partita, poi se prendevamo gol, fine, morti, non ci riprendevamo più. Andando così tanto avanti nel risultato, abbiamo detto, oh, se ce ne fanno uno, al massimo ne rifacciamo noi un altro. Esatto. E poi anche Kemper di rientra, fa subito gol, annullato di pochi centimetri. Poi nel dialogo con Rabiot sbaglia quel gol davanti al portiere. Insomma, ci sono state veramente tante azioni, ma anche dei giocatori che sono subentrati, che sono Ricordiamo il gol sbagliato di Dybala all'inizio, anche mamma mia, quello, esatto, e nei non si è primissimi capito se è minuti. scivolato o Tra meno. Dybala e Alexander, al primo tempo, due gol ce li siamo mangiati. Potevamo essere Morata, sul anche Morata che ha 5-0. tirato addosso al portiere, insomma, Tra l'altro, è vero, sul pallonetto. avete avuto un sacco di occasioni. Vittoria meritatissima, Sì. risultato rotondo, poteva essere di più. Io sono contentissimo, mi va bene un 3-0, mi va Assolutamente. bene anche l'1-0, ma stasera per sbloccarci. Sicuramente vado a letto contento. Andrea, grazie per essere stato qua nella prima vittoria stagionale della Juventus. Ragazzi, incredibile, non ci posso credere. Grazie a te Luca, E che ci mi hai invitato vediamo nella tua tana. nella tana del Bianconiglio, come dicevamo prima. E niente, ci vediamo domenica se sarai libero per Juve-Milan. Non ti chiedo il pronostico per Juve-Milan, però per domani Assolutamente come lo no. vedi? Per domani Ritorno in è Champions. Liverpool-Milan, io penso che patiremo, ma comunque io il Milan lo vedo molto bene. A livello mentale siamo avanti, secondo me, quindi non andremo in campo con della paura. È una squadra giovane, è una squadra che ha voglia di fare, e Squadra che sta facendo bene secondo me ce la giocheremo con tutte le nostre armi. Poi vabbè, anche. ragazzi, Dice il Liverpool pronostico e parte è Liverpool. Liverpool. Però non dico niente, secondo me entreremo in campo veramente col coltello in mezzo ai denti, e speriamo, insomma, il pallone tondo, e di conseguenza Speriamo che sia una bella partita almeno. speriamo che sia una bella partita, insomma. Una Quindi classica della Champions. Per ricominciare il vostro percorso in Champions. esatto, per risentire almeno la musichetta. E Buonanotte a tutti. Forza Juve! forza Milan! No, questo lasciamolo da parte. E ci vediamo mai per le pagelle. Ciao ragazzi. Ciao a tutti!